Ciao, buongiorno, sono Gianluca Spadoni. Come stai? Come state? Buon anno. E voglio fare questo video per condividere un po' le mie riflessioni alla mia 11ª volta che vengo a Dubai, parlando di come sia fondamentale il contesto. Per quale motivo ogni volta che si viene qua, e parlo per me, ma vale per tutti quelli che ci sono stati, anzi se ci sei stato commentamelo, dimmi che esperienza hai vissuto tu venendo qua, quale tipo di emozione, quale tipo di sensazione hai provato, perché io che sono stato qua per l'11ª volta, ogni volta torno ispirato, ogni volta torno entusiasta, ogni volta torno con le conferme che il mondo va avanti. Spessissimo noi in Italia, in Europa abbiamo una sensazione di essere fermi, di essere immobili, del fatto che non ci sia chissà quale propensione verso l'alto, verso l'espansione, verso la crescita. Invece qua, anno dopo anno, ci vengo dal 2011, mi sono trovato sempre cantieri nuovi, sempre posti nuovi, che se sorrido, io adesso sono qua in GBR, tutta questa parte qua non c'era neanche il cantiere quando sono venuto qua per le prime volte, tutta questa parte qua, Blue Water, dove c'è la ruota panoramica più alta del mondo, è iniziata a essere costruita 3-4 anni fa, tra l'altro, pensate, siccome c'è richiesta di posti vista mare, ed è finita la spiaggia, ed è finito il litoraneo, hanno iniziato a creare delle lingue di sabbia dentro il mare per creare nuovi alberghi, abitazioni, nuove case con vista mare. Insomma, il concetto del possibile, il concetto dello spostare in alto l'asticella, il concetto di come il contesto faccia la differenza. Questa secondo me è la grande lezione degli Emirati, la grande lezione di Dubai, al di là che abbiano le poste economiche, al di là che è stato nascente istituzione, qui parliamo di uno stato veramente molto giovane, anche piccolo, e quindi più facile, se vuoi, da governare, più facile da creare una visione, ma quello che si respira qua per me è interessante. Si respira un contesto di crescita, si respira un contesto di possibilità, si respira un contesto di sviluppo, si respira un contesto verso l'alto, di stima, di voglia di fare, di evoluzione. E questo è uno degli insegnamenti che dovremmo portare ognuno di noi nelle nostre attività, nei nostri progetti, nelle nostre aziende, nelle nostre situazioni. Cercare costantemente e continuamente di rendere possibile ciò che invece ci sembra veramente difficile. Di costruire quel famoso posto in cui la gente voglia stare, perché quando uno viene qua ci torna volentieri, perché sono venuto l'11ª volta, al di là del fatto che in questo momento fosse uno dei pochi posti in cui poter andare per il corridoio Covid, ma il contesto è, l'idea è che qua trovi luoghi belli, trovi ristoranti meravigliosi, trovi un clima tutto sommato spessissimo davvero di grande qualità, trovi ispirazione, trovi sempre, costantemente, continuamente nuove idee, trovi un luogo in cui c'è grande sicurezza, non c'è microcriminalità, trovi un luogo business friendly, insomma un posto in cui la gente voglia stare, trovi tutto quello che un adulto vorrebbe. Ho fatto un appuntamento molto bello col manager di Maradona, mi ha detto: guarda, Dubai è un grande 5 stelle in cui prima o poi devi fare un check out, perché non è che puoi pensare di starci sempre, però vivi veramente un contesto ideale. Ecco, la lezione che mi porto a casa, la lezione che cercherò di portare in ogni aula, la lezione che voglio trasmettere ad ognuno di voi, l'ispirazione, mettiamola così, è quella di cercare il più possibile di costruire ognuno di noi questi contesti. Abbiamo il compito di farlo, perché da questo punto di vista il luogo in cui siamo, il continente europeo in generale, non ci aiuta. Quindi o tutti quanti ci trasferiamo qua, ma sarebbe purtroppo un impoverimento del nostro tessuto sociale, oppure prendiamo quello che di buono ci dà Dubai e lo portiamo noi, nelle nostre realtà, nelle nostre comunità, verso l'alto, il contesto. Non so cosa ne pensi, se ti fa piacere condividere la tua, se ti fa piacere condividere questo video, magari riusciamo insieme a coltivare, contaminare un po' di contesto positivo, ce n'è un gran bisogno. Dai, dai che ce la facciamo, anzi fai che ce la facciamo.